Buongiorno ragazzi, vi ricordo, qualora vi facesse piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Come fanno quelli bravi? Boom, boom, edizioni straordinarie, come se fossero i TG, lì ai TG5. Allora io ti voglio dare un'edizione straordinaria perché fondamentalmente in questo canale abbiamo sempre detto Inter che rimane a San Siro, mentre quelli che parlavano di Lozano davano ufficialità di Lozano, davano ufficialità di Bezzon e davano ufficialità di un riscadenzamento, che l'ho detto più volte nell'ultima live durante i video. Io non avevo visto nessuna ufficialità di questo riscadenzamento, perché attenzione ragazzi, l'Inter, per come la vedo io, non solo si appresta a vincere la seconda stella, ma questa sarebbe una terza stella. L'uscita di questa proprietà inesistente che manda i giocatori alla gogna, e poi dopo lo spiego cosa intendo, questa proprietà inesistente che manda i giocatori alla gogna, tipo Barella, lo stesso Acerbi, te lo spiego dopo, ma leggiamo l'articolo del Corriere dello Sport, mi sembra che l'abbia scritto Alessandro Giudice, se non sbaglio, il fondo Octree, cioè, indipendentemente dalle fonti, come dice il mio amico Fabio Bergo, mi saluto. Ciao Fabio, te l'avevo detto, non rimane Zang, difficilmente rimane, ma perché? L'ho sempre detto che per me non sarebbe rimasto, perché non ha nessun vantaggio Octree e non ha nessun vantaggio lui stesso, e questo è il momento giusto per andarsene. Il fondo Octree ha respinto la proposta di riscadenziamento da parte di Steven Zang riguardante il prestito in scadenza al 20 maggio 2024. L'operazione potrebbe comunque concludersi in tempi ristretti, ma ad oggi le argomentazioni di Suning non sembrano assolutissimamente sufficienti. Non solo, pur non avendo nei propri piani iniziali l'intenzione di tenersi il club, Octree si starebbe attrezzando nelle ultime settimane in caso dovesse affrontare una situazione del genere. Quindi Octree si prepara addirittura a tenere l'Inter. Secondo me Octree è un fondo speculativo che non gestisce gli assets, quindi ha sempre detto che non era interessata, ma alle brutte, avendo a che fare con Zhang, perché Octree lo sa da subito che Zhang non avrebbe ripagato il prestito. E quello che poi dicono stamattina è che il fondo non ha accettato il piano di Zhang con nuove scadenze. L'idea è quella di prendere il club e di venderlo massimo entro un anno, quindi cose che abbiamo sempre detto. Potrebbe prenderlo, sistemare qualcosina e poi dopo rivenderlo Octree, escutere il pegno e rivenderla l'Inter. Ma c'è anche la Glass Trust che ha il pegno di primo grado, quindi il 20 maggio magari la Glass va lì, lo escute e la passa a un'altra proprietà l'Inter. Quindi non si sa. Quello che abbiamo sempre detto, senza mettere di mezzo fonti, controfonti, arabi, giapponesi e marocchini, è che Zhang non può rimanere più. E quelli che hanno dato l'ufficialità del riscadenzamento, prendendo in giro i tifosi dell'Inter, chiedessero scusa, che paventano mercati, che paventano, scusami, che ti illustrano i mercati con Zhang, con Zhang ti fanno nomi tipo Gudmundsson, Zig Ze, buongiorno, giocatori da 50 milioni con Zhang. A questi personaggi su YouTube vi illustrano i mercati milionari con Zhang. Chiedetegli se arriva Zig Ze quanti giocatori vendono quest'anno. Questo gli dovete chiedere. Chiedetegli dove erano i soldi per fare lo stadio a Rozzano, chiedeteglielo. Chiedete dove sono i soldi per ristrutturare San Siro, questo gli dovete chiedere. Perché questi non tifano Inter, questi tifano Zhang, te l'ho già detto mille volte. Volete venire a parlarne in chat? Vi lascio il code, scansionate il code e venite a fare due chiacchiere con noi in chat. WhatsApp, se vi fa piacere. Per ora, penso che per questa settimana sarà ancora libera l'entrata in chat. Ma di cosa stiamo ragionando? Ma dove vogliamo arrivare? Sentire la parola riscadenzamento per i tifosi dell'Inter è una vergogna. La parola riscadenzamento per i tifosi dell'Inter è una vergogna. Perché questa proprietà inesistente manda i giocatori alla gogna, vedi Acerbi, indipendentemente dal fatto che se Acerbi ha detto quelle parole è giusto che paghi. Io questo lo voglio sottolineare, ma è un giocatore lasciato solo per come la vedo io. Ne parlavo con Tiziana, che saluto. Ciao Tiziana, una grande tifosa dell'Inter. Sono d'accordo con lei. Per come la vedo io, l'Inter doveva dire: il giocatore a noi ci ha detto
che non ha detto nulla, nessuna frase razzista a Juan Jesus. Quindi noi crediamo al giocatore, noi siamo col giocatore. Qualora venissero fuori dei filmati o degli audio che magari testimoniano il contrario, saremo i primi a dargli una punizione esemplare. Questo doveva fare l'Inter, non lasciarlo alla gogna. Questa è una società che manda Barella a chiedere scusa perché subisce un fallo di rigore. Cioè, siamo talmente deboli che qui si manda Barella a chiedere scusa perché subisce un fallo di rigore, perché magari ha accentuato la caduta, non è che ha simulato, sbagliare l'altra volta, ha accentuato, disse la parola simulare l'altra volta, ma la parola giusta era accentuare. Ma di cosa stiamo ragionando? Ma di cosa ragioniamo? Si manda Barella a chiedere scusa perché gli fanno fallo di rigore, ma vi rendete conto che condizione societaria siamo noi o no? Vi rendete conto? No. Quegli altri nella festa scudetto del Milan ci hanno offeso, no, hanno offeso le mamme di tutti i giocatori per un coro, noi è successo un bordello per un colo contro il Milan, ma ti rendi conto? L'opinione pubblica ci devasta. Poi ok che l'Inter ha scuole in Brasile, in Uganda, in Ghana, capisco che l'Inter si debba tutelare, perché qui devi stare attento a come ti muovi. Se lo difendi il giocatore sbagli, perché ancora non sai bene cosa è successo, se non lo difendi sbagli, ma non lo puoi lasciare solo il giocatore, parlo di Acerbi. Poi se ha sbagliato, se accerteranno che ha sbagliato, gli devi dare una punizione esemplare a un giocatore che fa quelle cose, se le ha fatte però, ma nel frattempo non lo puoi lasciare solo Acerbi. Lo devi tutelare. Come? Che cosa mandi Barella a chiedere scusa? Ma mandi il giocatore a chiedere scusa quando subisca il rigore? Ecco perché bisogna cambiare subito la proprietà. Beh, indipendentemente, può essere arabo, può essere un altro cinese, no, può essere arabo, perché tanto i cinesi nel calcio non investono. Può essere un altro arabo, può essere egiziano, può essere chi ti pare. Basta, arrivi uno che abbia un progetto. Ma alle brutte va bene anche 3, 6 o 7 mesi, ma di cosa stai ragionando? Ma quelli facevano boom, edizione straordinaria, stadio a Rozzano, riscadenzamento Zhang, Betson, dove sono le ufficialità? È un mese e mezzo che te lo dico. Chiedete scusa ai tifosi dell'Inter e quando illustrate i mercati Gudmundsson, che è un grandissimo giocatore, voi Gudmundsson non lo conoscete nemmeno, un anno e mezzo e parlo di Gudmundsson, come un anno e parlo di Zigzé. Voi le sentite dire da me o sui giornali queste cose qui. Dovete spiegare ai tifosi dell'Inter come faceva Zhang a prendere Zigzé, Gudmundsson, buongiorno, giocatori da 50 milioni, in una squadra che ha 4 35enni titolari, che ha 14 giocatori buoni, una squadra che deve affrontare 70 partite il prossimo anno, una squadra che dei dirigenti sono stati costretti a mettere Arnautovic e Sanchez come terza e quarta punta perché questa proprietà non è stata in grado di dare 3 punte dello stesso livello a una squadra che praticamente aveva da gestire 3 competizioni. Ma dove vuoi andare, Rincinisi? Dove? Dove volevi andare? Quest'anno, te lo ripeto e chiudo il video, quest'anno, soprattutto per la spesa rapportata alla resa, è stato fatto un miracolo calcistico. La seconda stella dell'Inter è un miracolo calcistico come poche volte si è visto nel calcio. Ciao Inter!